In questo video ti rivelerò il mio metodo segreto per andare a rimuovere definitivamente l'ansia a braccio. Vorresti dominare le tecniche psicologiche che ti permetteranno di diventare un uomo altamente desiderato? Tutto questo grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale, al punto che già il giorno stesso ti potresti trovare in camera da letto con una di cui non conoscevi neanche il nome fino a poche ore prima. Se sì, partecipa a un corso al vivo con Luca, nuovo coach ufficiale di approcciala.it. Dal 23 al 30 maggio puoi iscriverti a metà prezzo. Per maggiori informazioni clicca sul link in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link in descrizione. Promozione limitata soltanto alle prime 10 persone. Quindi, come si rimuove definitivamente l'ansia a braccio e non solo temporaneamente, se magari hai già fatto corsi con altre persone al di fuori di approcciala.it, magari hai già provato tu ad approcciare delle volte, magari ci sei anche riuscito e hai notato che avrai quella spinta iniziale, ma poi dopo, un giorno dopo, una settimana dopo, quel mese dopo, sei di nuovo sempre punto a capo. Appena ti fermi un attimo, sei di nuovo punto a capo con l'ansia approccio, perché quello è il modo per superarla temporaneamente, ma c'è poi un modo che è totalmente diverso per andare a rimuoverla definitivamente, e che punto io ho raggiunto esattamente nel 2018. Quindi avevo iniziato ad approcciare nel 2015 e anch'io con, diciamo, le informazioni più o meno con cui tutti quanti più o meno entrano in contatto quando iniziano ad approcciare, la famosa regola dei 3 secondi, ovvero di non darti neanche il tempo di sentire la paura, non darti neanche il tempo di farti le scuse, vai subito a parlarle, che sicuramente ha, diciamo, una sua utilità sul farti fare azione, sul farti fare pratica quando sei inizi, però va saputa gestire, ok? Perché utilizzando soltanto la regola dei 3 secondi e ti porti poi per sempre dietro l'ansia approccio. Quindi, e mi ero reso conto dopo un anno che riuscivo a approcciare, nonostante stavo iniziando a ottenere dei risultati interessanti in termini di appuntamenti, di ragazze che baciavo, di ragazze che portavo a casa, e comunque quando lasciavo passare quei 10, 15, 20 secondi fra quando vedevo la ragazza e quando poi andavo a parlarle, notavo che ancora c'era l'ansia approccio. E dicevo, ma come cazzo è possibile? Cioè, un anno che esco a approcciare e ancora c'è l'ansia approccio. Allora poi dopo io ho iniziato a capire effettivamente meglio tramite formatori ovviamente non italiani come effettivamente funzionasse effettivamente l'ansia approccio diciamo, alla sua radice, come andare a rimuoverla alla sua radice per rimuoverla poi definitivamente. Tutto quanto il 2017 è stato un anno in cui ero iper intenso, in cui costantemente lavoravo sull'ansia approccio, e poi sono arrivato al 2018 effettivamente l'ansia approccio totalmente sparita, anche facendo delle volte magari esperimenti dove magari smettevo di approcciare per qualche mese, vedevo che poi quando poi tornavo a approcciare proprio come se non fosse passato neanche un giorno. E ti posso garantire che si vive molto molto meglio senza l'ansia approccio, quindi non essere stupido come purtroppo lo sono alcuni, ma poi così diventi arido emozionalmente, diventi non emozionale, non senti più niente. Ma tu ti diverti a sentire l'ansia approccio? Ti piace essere sempre in ansia solo all'idea di parlare con una ragazza? Ti piace tutte le volte quando esci in discoteca a tornare a casa senza aver fatto niente? Ti piace vedere tutte le ragazze che ti passano davanti ogni giorno e non riesci, non hai la minima idea di che cosa andare a fare, ma neanche la minima idea di che cosa fare, perché quello è dopo. Non hai il minimo coraggio di andare a parlare, le ragazze ci sono nella tua cerchia sociale, le tue amiche, non riesci a parlarci. L'ansia approccio ti rovina la vita. Okay, stavo leggendo, diciamo così, oggi mi è capitato di vedere un meme che più tempo rimani single, più qualcun altro in questo momento si sta scopando la tua futura moglie o futura fidanzata, poi dipende se ti vuoi sposare o no. Okay, più tempo rimani single, più qualcun altro in questo momento si sta scopando la tua futura fidanzata, la tua futura moglie. No, non farglielo fare, datti a fare, togliti l'ansia approccio e vai a salvare quella sarà la tua futura fidanzata, futura moglie o quello che è. L'ansia approccio è questo muro, che è il muro invisibile che ti tiene al di fuori, ti tiene soltanto come spettatore del mondo, del migliorarsi con le donne, successo con le donne, chiamalo come ti pare. E l'ansia approccio ha come due, diciamo, sotto macro cause, la paura del giudizio degli altri e la paura dell'essere rifiutato. E se vado lì e mi rifiuta, e se mi vedono altre persone che approccio, se cosa pensano i miei amici, se pensa che sono un pervertito, e se non lo so, tutti questi problemi che l'uomo si autocrea. Che di base la paura del giudizio è anche una paura che è stupida, però chiaramente le paure non sono razionali. Se fossero razionali, tutti quanti avremmo una vita incredibile, non avremmo paura di niente. Perché cosa c'è di aver paura nel approcciare una ragazza? Cioè, magari d'aver paura se vai in guerra, ok? Ti possono sparare, potresti morire. Qua approcci una ragazza, non è che potresti morire, ok? Quindi le paure non sono razionali. Addirittura faccio giusto l'esempio, così a voi è capitato di avere persone nei corsi al vivo negli ultimi anni che magari lavoravano nell'esercito, nella polizia, o magari, adesso non stiamo a dare dettagli, che magari hanno affrontato delle volte situazioni dove hanno rischiato realmente la vita, dove magari sì, lì avevano paura, non lo so, però vivevano situazioni di quel tipo più o meno su base quotidiana. E però, quando bisogna interagire con la ragazza, terrorizzati. E
che le paure chiaramente non sono razionali, e ricordarsi anche che il 90% delle problematiche che si hanno con le donne, il non sapere che cosa dire, la fluidità di conversazione, l'essere divertente, saper flirtare con una ragazza e sapere sempre che cosa dire, la sicurezza nel fare l'approccio, nell'andare a parlare con una ragazza, il crearti opportunità illimitate con ragazze, tutte queste varie cose si vanno a risolvere automaticamente, cioè diciamo il 90% delle abilità che servono per il successo delle donne si vanno a ottenere automaticamente nel momento in cui vai a rimuovere l'ansia approccio, nel momento in cui vai a rimuovere le tue paure. Poi chiaramente c'è anche una componente tecnica, quindi non è che poi a un certo punto sai anche che cosa fare così automaticamente, magicamente. In certi casi sì, alcune cose appunto si sbloccano automaticamente, come per esempio i principi di conversazione, ma poi ci sono alcune cose, non so, un invito, ci sono alcune leve da andare a premere in un invito, quando inviti una ragazza a casa, quando inviti una ragazza per un appuntamento, che se ignorate, cioè non è che ti scendono magicamente dal cielo, quindi c'è poi anche una componente tecnica, ma poi le paure ti fanno fare un salto veramente molto in avanti, in maniera anche molto veloce, se sai come andare a lavorarci velocemente, è esattamente la cosa che viene fatta fare nei corsi al vivo. Continuando a tenerti ansia approccio, ti perdi una marea di occasioni. Io per esempio nel primissimo anno che sono riuscito ad approcciare, quindi dal 2015 al 2016, ancora partivo da situazioni di timido, vergine, totalmente inesperto, e soltanto in quel primo anno, perché mi sono dato da fare, quindi non per fortuna, quindi in quel primo anno sono uscito con circa una ventina di ragazze, che adesso se ci pensi non è tanto, sono una o due ragazze al mese, che sono meno di due ragazze, quindi fra le una e le due ragazze al mese, e quindi quando lo vedi sul totale dici ah minchia tante ragazze, no, sono semplicemente una o due al mese. Però alcuni dicono ah, ma tu partivi già bene, eri già, no, che mi davo da fare, ok? Però quindi questo è per dirti che tu nel peggiore dei casi tu ti stai perdendo, facendoti frenare dall'ansia approccio, ti stai perdendo minimo 20 ragazze nuove con cui uscire ogni anno. Questo però stando bassi, perché io partivo da questa situazione da zero, inesperto, vergine, timido, introverso, tutte le cose che tu pensi di avere, sai, ah, soltanto io c'ho la situazione drammatica, no, c'avevo io, c'erano quasi tutti quanti gli studenti che partivano da zero, come praticamente tutti quanti, quindi non sei il caso speciale, il caso unico, chi più, chi meno, partivamo tutti quanti da situazioni sfavorevoli, ok? Quindi se in quel primo anno, partendo da zero, facendo a schifo, ho fatto comunque una ventina di appuntamenti, dandomi da fare, cioè tu nel peggio dei casi ti stai perdendo 20 ragazze nuove, facendoti fermare l'ansia approccio, ti stai perdendo 20 ragazze nuove con cui uscire ogni anno. Questo stando bassi. Tu vuoi che su 20 ragazze non ce ne siano alcune con cui finisci a letto? Una con cui ti fidanzi? E più rimani fermo, più non procedi in direzione di quelli che sono i tuoi obiettivi, le cose che realmente vuoi, più la tua autostima si va a distruggere, più ti senti sempre peggio interiormente, perché appunto l'autostima si va a costruire nel momento in cui fai azioni, cioè fra i vari modi, si va a costruire facendo azioni giuste in direzione dei propri obiettivi. Se il tuo obiettivo è avere una vita migliore in termini di ragazzi, è quello il tuo obiettivo, altrimenti non saresti qua in questo video, che sia il diventare più sicuro di te stesso con le donne, che sia, non so, avere una rivalsa su tutti quanti quelli che ti prendevano in giro quando, non so, X anni fa o magari ancora tuttora, avere diverse ragazze con cui vai a letto, avere una fidanzata spettacolare con cui avere una vita poi felice per sempre insieme, tra l'altro è il titolo di uno dei nostri videocorsi, si chiama Per Sempre Insieme, non è adesso questo l'argomento del video, quindi se non saresti in questo video, se non fosse quello il tuo obiettivo, più continui a non fare azione, andare in direzione opposta al tuo obiettivo, più l'autostima si va a distruggere. È uno dei modi per andare a crescere l'autostima, fare azioni giuste in direzione ai tuoi obiettivi. Vuoi perdere peso? Molto banalmente, se il tuo obiettivo è quello e la sera ti abbuffi di un sacco di cibo, non fai attività fisica durante la giornata, stai andando in direzione opposta al tuo obiettivo. Se invece mangi in maniera più corretta, fai attività fisica, già la sera, il primo giorno in cui persegui il tuo obiettivo, ti sentirai bene in te stesso, la tua autostima sta crescendo. In termini di risultati ancora non si vede niente, quindi poi anche con le donne, se esci a approcciare un giorno, ancora di base non ci sarà niente in termini di risultati, poi magari ottieni già qualche numero di telefono, quindi quello può capitare, però di base in termini di risultati, in termini di sesso, in termini di trovarsi una fidanzata, il primo giorno ancora di base non ci sarà niente, a meno che appunto non vieni seguito direttamente in un corso al vivo, però quello c'è alla fine del primo giorno, che stai perseguendo un tuo obiettivo è che ti senti bene di te stesso. E purtroppo poi più il tempo passa, più la maggior parte degli uomini iniziano, più vengono rifiutati, più iniziano a sviluppare questa sorta di incazzatura, questa sorta di rancore nei confronti delle donne. Ora, tu dimmi com'è possibile avere risultati con le donne essendo arrabbiato con le donne. Non è possibile. Finiscono poi a far parte del club della maggior parte degli uomini che pensano che bisogna essere belli, ricchi, famosi, con la Rolls Royce, la Ferrari, la Lamborghini, tutte quante le varie altre marche di supercar. Ok? E tutti quanti sono da soli e infelici.
Quindi anche per quello bisogna ottenere risultati prima possibile, perché sennò poi più passa il tempo più diventa facile autoconvincersi a no, ma lo lascio stare, no, forse le donne cercano soltanto quelli belli, ricchi, tutti quanti poi che sono tutti sfigati, che si autoconvincono a vicenda, ma non ci sono le donne in tutto questo. Quindi entrando un attimo più nello specifico di quello che è il lavoro per andare a rimuovere definitivamente l'ansia approccio, bisogna capire che se non ti dai il tempo di sentire la sensazione di ansia, non ci stai lavorando, la stai sopprimendo, ok? Adesso ti vado a fare alcuni esempi che sono preparato qui, quindi alcuni esempi di come tutti quanti veniamo educati fin da quando nasciamo a sopprimere le emozioni, soprattutto le emozioni negative, al non voler stare con noi stessi, a quando appunto ci si sente male, si prova un'emozione negativa come per esempio la paura, si tende a distrarsi, a sopprimerla, ma se la vai a sopprimere rimane sempre lì. Non è che l'hai superata. L'esempio più classico è l'alcol in discoteca. Non è che l'alcol va a togliere i freni inibitori, ti va un attimo a anestetizzare le paure. Quando vuoi approcciare una ragazza, ti sale l'ansia approccio, l'alcol te la va ad anestetizzare, te la ributta giù, te la risopprime, ok? Facendo emergere di conseguenza quella che è la sequenza interiore, che in realtà tutti quanti hanno già dentro. Si tratta appunto semplicemente, bisogna anche sapere come si fa e farlo poi, andare appunto a rimuovere quella sensazione di ansia e automaticamente si sblocca poi la sicurezza interiore, ok? E oltretutto con quell'alcol, cioè poi non è che, cioè è una sicurezza interiore, uno che è finta, due molesta, perché quando interagisci con una ragazza da ubriaco di solito non sei particolarmente lucido e con una conversazione particolarmente brillante, a meno che non interagisci con la ragazzina ubriaca anche lei, te la limoni un attimo e se sei soddisfatto così, sei nel video sbagliato, sei nel posto sbagliato, non ti possiamo aiutare. Se vuoi un attimo ravvederti, essere una persona più sveglia e intelligente, puntare a ragazze più interessanti con cui puoi avere effettivamente magari anche non per forza una reazione, perché chiaramente puoi averci una reazione, però una reazione di solo sesso, una trova amicizia, a ragazze più di qualità che non sia la ragazzina ubriaca in discoteca. Se effettivamente vuoi ravvederti, allora continua a guardare questo video. Un altro esempio di come veniamo praticamente educati fino a quando lasciamo a sopprimere le nostre emozioni, soprattutto le emozioni negative, è per esempio quando vieni lasciato da una ragazza, cosa fanno la maggior parte degli uomini? Ubriacarsi e andare con gli amici al bar, oltretutto poi a dare la colpa a lei, ah, lei era una stronza, tutte queste varie cose qui, era colpa di lei, non entriamo su questi discorsi, ma se scarichi la colpa su di lei, sei già in una modalità dove tu non puoi correggere niente, non puoi fare niente di meglio e quindi verrai lasciato anche dalla prossima, perché rifarai gli stessi errori che ti hanno portato a essere lasciato dalla ragazza che ti ha lasciato. Comunque non è adesso questo l'argomento, ma se vai a ubriacarti per dimenticare, per andare ad annegare le sofferenze, le frustrazioni, quindi funziona con qualsiasi emozione, capire il funzionamento di come funzionano le emozioni si può applicare poi non solo all'ansia approccio, ma a qualsiasi emozione, quindi se vai ad annegare i dispiaceri, la frustrazione, la rabbia, eccetera, la stai sopprimendo. La vita ti ha dato la possibilità di andare a togliere una grossa quantità di rabbia, frustrazione, qualsiasi emozione sia, quando vieni lasciato, in modo che poi sei anche molto più sereno, leggero, non bisognoso quando approcci altre ragazze e andando a anestetizzare, a sopprimere quella sensazione lì, quando poi se ti dovesse ricapitare che un'altra ragazza ti lascia, ci sarà di nuovo peggio e ci sarà di nuovo nello stesso modo e anche peggio. E non avrai poi nessun tipo di beneficio neanche quando interagisci con ragazze nuove. Se vai a capire, se capisci come lavorarci correttamente a rimuovere quella sensazione che stai provando in quel momento, ne hai poi un sacco di benefici quando interagisci con ragazze nuove. Non soltanto quando poi se dovessi essere lasciato di nuovo. Una tra le cose che va a sopprimere l'emozione, in questo caso di paura, è l'uscire con i propri amici ad approcciare. Ci sono stati studenti nel corso degli anni, dei corsi avvio di approccio alla.it, che mi ricordo uno in particolare, poi si può applicare questa cosa con tantissimi, che era in realtà già anche abbastanza avanti in termini di risultati, però soltanto quando usciva in gruppo. Quando usciva da solo non ce la faceva, non riusciva a fare niente, iperbloccato, cioè è come se non avesse mai parlato con una ragazza in tutta quanta la sua vita. Quando era in gruppo con amici invece riusciva tranquillamente a approcciare. Perché quando sei da solo effettivamente emerge l'ansia che non ti stai dando il tempo di sperimentare quando sei con gli amici. Stare con gli amici ti va a sopprimere quell'ansia, ok? E non ci stai mai lavorando, cioè rimarrai sempre dipendente dal dover uscire con altre persone per riuscire ad approcciare. A mio parere non è la condizione migliore in cui essere, devi diventare libero di uscire quando minchia ti pare, dove, quando ti pare, e saper conoscere ragazze quando, dove ti pare, portarti a letto e entrarci in relazione. Quella è la vera libertà sentimentale, sessuale, chiamala come minchia ti pare. Anche il fumare,
Penso, ah, non mi sto rilassando con fumando, non ti stai rilassando, stai andando a sopprimere una sensazione negativa, che sia quando devi approcciare ragazze, che sia appunto l'ansia approccio, che sia l'incazzatura, la rabbia dopo una giornata di lavoro stressante e pesante. Quindi funziona in qualsiasi emozione questo tipo di lavoro su emozioni. Non è che è un lavoro su emozioni, cioè capire, non è che l'ho inventato io, cioè è come funzionano le emozioni, ok? Delle volte addirittura l'emozione è così soppressa che non la senti neanche. Capitato alcune volte nei corsi al vivo, studenti che non riuscivano a fare quel passo, o magari ci riuscivano a fare quel passo di approcciare una ragazza, però le interazioni andavano sempre male, sempre sempre male, anche con le correzioni poi non migliorava la situazione. E allora lì capivo, oppure chi sono stati magari dei coach ufficiali nei corsi al vivo, capivano o capivo che c'era qualcosa sotto in termini di ansia approccio, che era così soppressa che la persona, lo studente non la sentiva, ma poi si manifestava nelle situazioni, sul fatto che le situazioni andavano sempre male, oppure era bloccato, non riusciva a parlare, oppure riusciva ad andare a parlare, però non recepiva mai le correzioni, ok? Quindi sono casi che dove puoi andare dove andiamo a identificare il fatto che molto probabilmente c'è dell'ansia soppressa, repressa. Anche per esempio studenti che in passato, questi sono casi più limitati, studenti che magari praticavano sport da combattimento, box, non so quali altri sport di combattimento, come cazzo si chiama, kickboxing, non lo so, tutti i vari sport da combattimento. Mi ricordo un particolare una volta di studente che appunto era stato educato tutta quanta la vita a sopprimere le proprie paure quando appunto doveva poi combattere sul ring, e ok, cioè, però non stai effettivamente sopprimendole, sono sempre lì le paure. Qui può essere anche di successo nello sport di combattimento, ma poi con le ragazze è sempre pari, sempre colpite in faccia metaforicamente dai rifiuti delle ragazze. Andiamo adesso a vedere uno spezzone di studenti che durante il corso degli anni hanno già fatto questo lavoro nei corsi a vivo, in modo che capisci un attimo meglio di quello che si parla, perché mi rendo conto che molte volte sembra una cosa molto astratta, fumosa, però è proprio perché le emozioni non si toccano, non si vedono, però l'effetto poi che c'è nella tua vita è dire che è molto tangibile sul fatto che rimani bloccato e non fai niente, oppure togliendoti le paure riesci a fare un sacco, andare a letto con nuove ragazze, trovarti una fidanzata. Vediamo cosa dicono appunto gli studenti che hanno già fatto questo tipo di lavoro nei corsi al vivo. Mi sono reso conto del fatto che non avevo più alcun risultato con le ragazze, cioè avevo un'ansia d'approccio che era arrivata a livelli stellari. Io ho provato a ritornare in campo da solo dopo, sono tanti anni che pratico, nel senso non lo so, sono tornato diciamo in campo praticando varie volte, zero, nel senso che o non riuscivo ad approcciare assolutamente nessuna per la troppa paura, o quando approcciavo le ragazze non facevo alcun effetto su di loro, nel senso, ma alcun effetto zero, cioè nel senso brutte, belle, eccetera. Uno, non sapevo che cazzo dire. Due, ansia d'approccio alle stelle, paura, una tensione della Madonna. Ero teso perché, vabbè, stavo solo iniziando a fare il lavoro sulla paura che mi stava dicendo lui, e che è molto particolare ed è molto, molto, molto efficace. C'è una cosa incredibile. Io pensavo, c'è una leggenda, no? Nel mondo della seduzione, che l'ansia di approccio, la paura ti rimarrà sempre. In realtà è così fino ad un certo punto, nel senso che ovviamente abbiamo tutti delle paure inconsce, no? Però una volta che le rimuovi, buono. Cioè, nel senso, non hai più un cazzo da fare, cioè non hai più una struttura, cioè non segui più una struttura logica nel oddio che cosa dico per parlare con una tipa, oddio cosa faccio ora, eh? Non è più una struttura logica, perché rimuovi la tua paura, quindi diventi tipo onnipotente. Cioè io mi sono sentito Dio in questi giorni. Ci siamo fermati, lavoro sulle paure, molto particolare. Dopo diciamo qualche ora basta, nel senso, dopo qualche ora era già, potevamo chiudere, andare a casa, nel senso che tutte le paure, diciamo, le paure principali erano state rimosse. E la prima ragazza bella che vedo, ma proprio bella bella, cazzo, vado subito, zero ansia d'approccio, una roba incredibile, assurda, zero ansia d'approccio, e niente, non ho più paura.
anche con i tuoi esercizi poi ho migliorato, ma un botto tutto, è incredibile. Che faccio ogni giorno, però sono utilissimi. È la seconda volta che faccio un corso dal vivo con Luca di 2 giorni, il primo l'ho fatto l'anno scorso, sono riuscito a distruggere completamente le mie paure che non sono più tornate, o almeno no, non sono più tornate sinceramente perché le tecniche che abbiamo usato nello scorso, in generale nei corsi dal vivo ti distruggono completamente l'ansia d'approccio che in realtà non persiste come ti dicono tutti, ma in realtà può essere eliminata del tutto. Si è subito notata la differenza perché non avevo assolutamente ansia d'approccio, ero diciamo sbloccato, la conversazione andava da Dio. Già da un anno pratico gli esercizi di Luca e sono spaziali, ve lo consiglio veramente di brutto. È andato molto bene, mi sono sentito sbloccatissimo. A questo punto gruppi da sole, ragazzi, non conta più niente. Una volta che ti sblocchi e sei leggero, non conta assolutamente più niente. Ed è una cosa che non si trova da nessuna parte, quello che spiega Luca, per sbloccarti. Io so che la maggior parte delle persone che guarda questo video, ogni volta che va ad approcciare, ha sempre la solita ansia d'approccio che gli sale tutte le volte, non importa quanto praticate, vi dicono che l'ansia d'approccio rimarrà sempre, anche un pochino, ma è una puttanata. L'ansia d'approccio va, c'è un modo per eliminarla, Luca lo insegna, è l'unico in Italia che lo fa, e una volta che siete liberi potete fare qualsiasi cosa. È davvero interessante, ho notato un miglioramento la domenica dalle 5 alle 6, abbiamo fatto qualche esercizio specifico che ha proprio cambiato il risultato in termini sia di mentalità che di game. E dopo un'ora di lavoro dalle 5 alle 6, devo essere sincero, cioè praticamente non ho preso neanche un no. Comunque sì, Luca, cioè è incredibile, cioè ti dico, sono veramente contento perché sto facendo delle cose che non ho mai fatto fino ad ora. Cioè non veramente, cioè è tutto più naturale rispetto a quando era con. E la cosa mi piacerebbe comunque poi, ora adesso voglio un pochettino crescere col game, però poi vorrò fare un altro incontro con te, dove comunque un altro corso, dove comunque giochiamo sempre su questa cosa qua dell'ansia, perché ripeto, vedo che ce n'è ancora un pochettino di esitazione, roba, però ho notato che sono proprio più fluido e prima non ce l'ho mai avuta questa cosa qua, cioè è incredibile. Non è completamente una cosa diversa da come facevo con completamente diverso. Cioè con lui mi metteva un'ansia addosso, prendi, vai da quella, poi ti faceva il cazziatone. E quando ero da solo mi succedeva che io Belin dovevo sforzarmi da solo di dire ah pinca prendi, vai, poi arrivavo, mi facevo il cazziatone da solo. Cioè è un'altra cosa. Ha notato una mia difficoltà iniziale, capendo che io ho certe paure e ansie, subconsce, e quindi mi ha aiutato a superarle. Ha un modo per aiutarti a superare la paura che è decisamente più profondo di quello che fanno altre scuole, che semplicemente ti butto in certe situazioni, ma poi tutto finisce lì. Quindi io sì, non avevo l'ansia per un po', però poi mi tornava. E con lui, per esempio, abbiamo approcciato anche un tavolo di quattro ragazze davanti a tutti, ma non è tanto quello, è come lui ti fa elaborare quello che ti sta accadendo, che veramente ti cambia. E infatti da quell'episodio in poi tutto più o meno è stato in discesa, nel senso che ogni approccio fatto da lì in avanti ho sempre ottenuto dei segnali di interesse da parte delle ragazze, vuoi che fossero modelle, vuoi che fossero anche persone normali, ragazze normali comunque, tutte si fermavano incuriosite. Poi se andavano via, di base io ho fatto degli errori tecnici che lui puntualmente mi ha sempre corretto. Ma comunque da lì in poi ho fatto ieri
un instant date con una modella italiana veramente, veramente molto carina. Risolvi un problema delle tue paure immediatamente. Le cose, senza che neanche tu te ne accorgi, cambiano, cambia il tuo approccio, la tua attitudine e di conseguenza cambia anche come ti poni con le ragazze. E quindi diventa semplicemente un godersi quei momenti, tanto sai che stai facendo le cose giuste e ti devi solo calibrare sulla base della situazione che hai di fronte, ma poi tutto viene da sé, è facile, ti diverti e chiaramente si divertono anche le persone con cui interagisci, perché non ho fatto altro che ricevere comunque degli apprezzamenti per quello che ho fatto e per il tempo che comunque abbiamo passato insieme. All'inizio non riuscivo a parlare neanche, cioè avevo difficoltà con la conversazione con chiunque. Poi abbiamo fatto un lavoro sulle paure con Luca e abbiamo lavorato su questo e lì sono riuscito a sbloccarmi con la conversazione, a parlare, di tutto. Sì, la conversazione era l'ostacolo principale riscontrato nel day one, cioè ieri. Non riuscivo ad affrontarla con la giusta serenità, ma non perché non ne fossi capace, ma perché penso ero bloccato io, e non si impara a fare conversazione in un giorno, è evidente. Quindi se ieri non riuscivo a farla e oggi sì, è perché avevo dei blocchi, dei freni comunque dentro di me. Oggi era diverso. Oggi era diverso, ecco. E quindi oggi le conversazioni erano molto più fluenti, molto più spigliate, molto più fluide e che avevo davanti lo percepivo. Tant'è che ricordi che ieri c'erano tante ragazze che l'open era sempre andato più o meno bene. Ok? Infatti, tant'è che all'open, anche se camminavano velocissime, si fermavano, mi guardavano anche bene. E cazzo, dice, ma perché dopo 30 secondi se ne vanno queste? Perché c'erano problemi di pause, di interruzioni, di poca scorrevolezza, di poche argomentazioni, di tante altre cose che comunque oggi sono state affrontate e spero risolte. I fatti danno I prova fatti di danno prova di ciò, questo. sì. Quindi, se anche tu vuoi essere guidato nel fare questo lavoro per andare a rimuovere permanentemente l'ansia approccio, partecipa a un corso al vivo con Luca, nuovo coach ufficiale di approccioalla.it. Dal 23 fino al 30 maggio puoi iscriverti a metà prezzo. Per maggiori informazioni, clicca sul link in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto. Anche qui trovi il link in descrizione. Promozione limitata soltanto alle prime 10 persone.